care telespettatrici, cari telespettatori, buongiorno e ben ritrovati a questo appuntamento ormai quotidiano con la parola del Signore. Oggi, venerdì 9 gennaio, il versetto che vogliamo condividere lo si trova in Geremia, al capitolo 3, il versetto 22, e dice così: «Tornate, figli traviati, io vi guarirò dei vostri traviamenti. Eccoci, noi veniamo a te, poiché tu sei il Signore, il nostro Dio». Qui è il Signore che parla e invita Israele, i suoi figli, il suo popolo, a tornare a Lui. Il popolo di Israele si era allontanato, aveva costruito degli altari a dei pagani sulle alture e facevano delle feste e si erano allontanate da quelli che erano gli insegnamenti di Dio. Il Signore però non si stanca e richiama il suo popolo dicendo: tornate a me perché quello che state facendo non vi porta nessun giovamento, anzi, vi porta solamente malumore, malessere. Tornate a me che vi allevierò e vi toglierò le vostre sofferenze. Questa è la vita dell'umanità, è la storia mia, la storia di voi, probabilmente, è la storia dell'umanità, perché se è la storia nostra, è anche la storia dell'umanità. Noi abbiamo sicuramente percorso cammini sviati, fuorvianti, ma il Signore è stato sempre lì pronto ad attenderci. A me farebbe piacere che tra di noi ci sia qualcuno che per la prima volta ci sta ascoltando, magari per curiosità, e sta percorrendo una strada che non gli dà soddisfazione. Sente che la sua vita è inutile, sente che c'è qualcosa in lui che manca. E allora invito questa persona, queste persone ad ascoltare la parola del Signore, ad ascoltare la voce di Dio che gli dice: tornate, torna figlio mio, torna a me e io ti guarirò dai tuoi traviamenti. La risposta del popolo di Israele è immediata, sembra immediata. E la mia risposta non è stata immediata, probabilmente nemmeno quella vostra, e forse neanche tu che ci stai ascoltando per la prima volta potrà essere immediata. Ma è un primo passo. Rispondi: eccomi, eccoci, Signore, siamo qui, vogliamo tornare a te. Questo è quello che noi dobbiamo fare se stiamo camminando per strade sbagliate. E se l'abbiamo fatto e siamo tornati a Dio, ricordiamoci ogni giorno di quello che il Signore ha fatto per noi. Ci ha aspettato, ha atteso il nostro ritorno, ha atteso noi figli prodighi a casa sua e quando siamo tornati è venuto incontro ad abbracciarci, a riprenderci sotto la sua protezione. Quindi invito voi che siete già nelle mani del Signore a ricordarvi di questo e invito chi non lo è ancora ad accettare la voce del Signore che lo sta aspettando. Buona giornata